Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Per prima cosa voglio ringraziare tutti gli abbonati al canale che supportano il canale in maniera attiva e mi aiutano a crescere. E tra gli abbonati, che poi è un amico, saluto Pier Giorgio che oggi mi ha fatto provare Utopia di Westman Shaving e che è un sapone, diciamo, prodotto da Tiago, no? Il produttore che abbiamo intervistato nello scorso video. Prima di procedere alla prova ci andiamo a vedere il loro sito, ma prima del sito sigla. Ok ragazzi, allora siamo sul sito di Westman Shaving. Come vedete abbiamo la possibilità di metterlo in spagnolo o in inglese. Noi selezioniamo l'inglese e troviamo immediatamente una grafica con praticamente tutti i loro prodotti. Subito sotto chi vende i loro prodotti e poi un modulo di contatto che non è poco perché ci potrebbe interessare per contattare Tiago e avere maggiori informazioni, se non dovessero già bastare quelle che abbiamo visto nel video. Nella sezione Collection troviamo una descrizione di tutti i suoi prodotti e parliamo della descrizione della profumazione, mentre poi nella parte formula troviamo l'INCI, praticamente prima una descrizione e poi l'INCI sia del sapone che della lozione aftershave. Ancora nella lozione aftershave vedete che c'è solo quella alcolica, non c'è quella analcolica a base di mammelide, ma insomma, e così sarà. Questo è il sito dell'azienda dove in realtà poi dopo noi per comprare dobbiamo andare su Epoca Barberia, nel caso nostro in Italia, su altri siti all'estero, dove troviamo immediatamente i prodotti di Tiago e li troviamo a prezzi, secondo me accessibilissimi. Alla fine stiamo parlando di 35 euro, 37 euro per il set completo, quindi non male, considerando che poi il sapone è da 120 grammi e il dopo barba è da 100 millilitri, dopo barba che vi dico già essere parecchio profumato. Molto bene, andiamo a farci questa sbarbata, va? Eccoci qui, allora abbiamo visto il sito, abbiamo visto la sigla, ovviamente quella immancabile, no? E quindi ci andiamo a vedere i materiali che utilizzeremo oggi. Mercur 34C, che è un pochino che non lo utilizzavo, allora lo andiamo ad armare subito con una Persona Platinum. Non ci sarà pre-barba perché voglio godermi, intanto perché la barba non è poi così lunga, quindi forse quello slick in più non è necessario, ma perché poi dopo voglio godermi le qualità di questo sapone, qualunque esse siano. Ok, il nostro Mercur è armato, uno slant, quindi decisamente gentile. Il pennello sarà il Semog, che è stato a mollo. Perché il Semog ho scelto? Prima perché mi piace, ma poi perché, essendo la Westman Shaving un'azienda portoghese, non potevo che prendere un pennello portoghese, ok? L'acqua esce già calda perché mi sono appena fatto una doccia, ma prima di sciacquarmi il viso ci andiamo a vedere qualche cosina riguardo a questo sapone. L'INCI è una cosa fotonica enorme qui, quindi comunque abbiamo il burro di cacao, beef tallow, acido stearico, acqua, shea butter, glicerina, idossido di potassio, latte di capra, quindi goat milk, e olio di ricino, mango e insomma tantissimi, no? Tantissimissimi ingredienti vegetali, come diceva effettivamente Tiago, no? L'unico ingrediente animale è il beef tallow, per il resto è un vegetale. Andando ad aprire il sapone, che è usato ovviamente da Pier Giorgio, devo dire che somiglia moltissimo, ma non è uguale, a un altro sapone che abbiamo già provato, che è l'Eve Great Shave Conclusion, che
insomma ha sentori di Tom Ford, ispirato a Tom Ford, Tobacco Vanilla. Questo qui è leggermente più speziato, il che non guasta. Viso sciacquato, io vi dico che questo è il periodo brutto per fare video perché comincia a entrare il caldo, il mio bagno non ha finestre, Non ha finestre perché nel frattempo che vi dico questa cosa metto un pochino di acqua di vegetazione, non ha finestre perché io abito in un edificio medievale, quindi poche finestre e molto piccole. Il bagno è cieco, ovviamente c'è la ventolina che sta lì sopra. Ma insomma, non dispone di una finestra, quindi in questo periodo estivo praticamente io muoio di caldo, ok? Anche se siamo a maggio ancora, ragazzi, e almeno oggi che registro il video è maggio, e quindi nonostante questo, sudo, 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 è così, non ci posso far nulla. Eccolo qua, guardate che bello. L'acqua ovviamente si raffredda subito, quella del pennello, e quindi lo andiamo a bagnare nuovamente. Allora, così a prima vista è molto molto cremoso e denso. La quantità di acqua penso di averla indovinata così a prima botta. Ecco qui, mi sono macchiato la maglietta, macchiato, sporcato. Adesso tra un po' gliene aggiungiamo di acqua, non vi preoccupate. Ho montaggio tipo maionese. Andiamo a idratarlo ancora. E ancora.
che ci siamo, eh. Allora, il lathering di questo sapone, fatemi pulire le labbra, se no me lo mangio. Comunque, il lathering è interessante perché è bello denso. Ecco, qui c'è un po' di sapone che è caduto. E vedete com'è? Rimane proprio denso. Rimane idratante, oleoso al punto giusto. Devo dire che mi è piaciuto per adesso. Ragazzi, io non c'ho niente da dire. Una sbarbata proprio tranquilla, eh? Sarà un po' anche per la scelta del rasoio, che chiaramente è parecchio delicato, però veramente una sbarbata senza pensieri, eh? E poi la barba è corta, però se guardate qui, di pelo ce n'è. Non è proprio così, inesistente. Guardate qui. Eccolo qua. Il pelo c'è. Quindi. Allora, la prima passata è stata ottima. Il sapone fa il suo, ecco qui mi sono tagliato, mannaggia a me. Il sapone fa il suo molto bene. Ottime qualità sia del lathering che della profumazione, che comunque rimane, si sente.
idratante al punto giusto. Vi dico ragazzi, a me è piaciuto parecchio. Sono curioso in realtà di provare altre profumazioni, un po' perché evidentemente queste profumazioni così tabaccose sono più confacenti al periodo invernale che a quello estivo, un po' perché mi intriga parecchio la profumazione ozonata, che io ne ho uno solo di sapone che ha una profumazione ozonata, ozonica, e sono curioso di provarne un altro. Quello che ho io non è un sapone di alto livello come questo, non è nemmeno un cattivo sapone, è un sapone di fascia media, questo è un sapone di fascia alta, e quindi mi intriga sapere come profuma quello lì. Noi adesso ci mettiamo il nostro aftershave, alcol denaturato, acqua, amamelide, quindi c'è l'amamelide, no? Come anche l'alcol. Probabilmente lui usa l'amamelide per andare un pochino a smorzare l'effetto bruciore dell'alcol, insomma. Aloe, sodio lattate, e poi sede idrolizzata, insomma. Carino, non male, non male. Non male, ce l'andiamo a vedere. Bello, bello, bello. Leggermente diverso dal sapone, come ci ha detto Tiago. Il profumo è esattamente lo stesso, ma la differenza sta nel fatto che l'alcol, no, lo trasporta meglio, mentre il sapone necessariamente fa perdere alcune note. È veramente particolare perché io ci sento addirittura, so che non c'è, ma non so perché il mio naso lo percepisce così, un leggero sottofondo di melone, Ma insomma, fa venire fuori l'aftershave, la complessità della profumazione che non è Tom Ford presa e utilizzata o presa e copiata, ma è una base di partenza per ottenere poi questo. Va bene. Io ragazzi, la sbarbata me la so fatta. Qui, no? Avendo accorciato troppo la basetta. Io qui c'ho un'altra escrescenza, escrescenze ce l'ho qua, qui ne ho una e qui. E queste qui, quando poi ci passo sopra, le decapito. Vabbè, e dicevo, davvero molto buono, più fresco, più speziato. C'è qualcosa che non riesco a capire cos'è, eh? Ma veramente interessante, ragazzi. Vabbè, io l'ho provato, mi è piaciuto, sono molto molto curioso di provare le altre profumazioni, perché sì, perché sì. E direi che la sbarbata è fatta, se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e schiacciate la campanella di notifica per non perdere ulteriori video.
I modi per supportare il canale sono acquistando le magliette del canale sul link che trovate qui sotto in descrizione, acquistando sul rasoio Goodfellas con il link che trovate qua sotto in descrizione, o abbonandovi al canale stesso, che insomma ci sono tre livelli diversi, ma insomma mi aiuta poi dopo ad acquistare altri saponi e a crescere. Io direi che con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!